Salve a tutti cari amici di Diabolsif Game. Amici, ma soprattutto amiche dei pay per view targati WWE e di Diabolsif Game. Ho detto una WWE in più, mi sa. E sciogli lingua e sciogli linguistici di Diabolsif Game. Qui era Artevi, c'è Jack in compagnia. Lo specialista, Michel. La vita, Peppino. E vediamo il benvenuto in questa quarantesima. Come l'ha detto? Quarantesima, ne mancano 10. Quarantesima settimana della MyGM, dove vedo in testa sempre a me con 3.314.957 fan. In seconda posizione c'è il GM anonimo che ha da poco superato Pepino con 3.258.699 fan. In terza posizione c'è Pepino con 3.254.750 fan. E in ultima posizione c'è Michel con 3.198.396 fan. Ricordo, settimana 40 c'è Pepino più terzi, andremo a vedere un match che dovrebbe essere quello di Pepino. Ah, tocca a me, Mere. Ok, allora lo faccio io. Andremo quindi a vedere un mio match qua, mi dicono in regia. Ah, se mi correggono sempre dalla regia che ne mancano 11 di settimana. Abbiamo tanti registi. La 40, 11 più la nostra aggiuntiva sono 12. 12, tu! Esatto. Allora, per non saperne leggere né scrivere, già fatto ben 4 beneficenze perché io non ho le carte. Francesco. Vabbè, dai, compriamo anche questo. Tanto ormai i soldi non servono più a niente. Questo viene buono nel prossimo pay per view. No, Mira, alla fine non ho usato blocca campione. Il buca! Ah, potevo usarlo anche ora. Peccato. Teniamo per la prossima. No, mi dice puoi usare fuoco e fiamme anche ora. No, ci sono ancora due pay per view, non sprechiamo le carte. Dai, io ce l'ho col contagocce. Ci penso io, buca! Devi rimanere tu. 100 di morale, mamma mia, non mi chiedono un euro questi, a forza di pagarli bene. Tony Storm, anche tu. 19, tieni. 78 di morale. Triple H! Ok, doppio. Ehi, non ti sembra il caso di farmi partecipare a un pay per view? Ogni poco ce n'è uno. Tutti gli altri, gli altri è tu. Ehi boss, ho una proposta per te, che dici di diventare partner? No. Quanto hai di morale, caro? 92. Pubblicità gratuita. Cesaro realizzi un promo questa settimana. Centro benessere, costo raddoppiato e fisioterapia pre-match. Prendiamo Mr. T. Come ha ridotto? Cos'hai in mano? Una racchetta? Ah no, il... Ah, tecnici gratuiti da attivare. Vai, vai! Il miglior pay per view di Jack sulla carta. Sulle carte che ha? Infatti, se non so neanche perché sta qua a impegnarsi, perché sei troppo più forte. Ah, lo so, ma anche lo show di prima, quello più bello di tutti. Tutti lo sappiamo. Fatto, mi hanno dato pochi. Michel, da quando avete aperto il canale, Jack ha mai vinto una MyGM? Aspetta, che ci penso. Mi sembra di no, ma dovrei andare a controllare. No, mi sembra di no. Mi sembra, però, il no. Sai che non ha vinto neanche uno. Ascoltatemi, TLC di NXT è pronto. Bene, bene, dai. Datevi questo controller, cosa siete? È come l'immagine. Il passaggio. Dai, schiaccia questo A. È come il taglio del nastro, prima si sta fermi per fare le foto. Ladies and gentlemen, vi dico già che il titolo del mondo non sarà in palio. Prima di tutto perché Brock Lesnar aveva 12 di energia. Ma secondo, la rivalità con Piper era a livello 1, quindi la porteremo avanti per il penultimo pay per view della stagione. Ma cominciamo con il titolo tag team femminile in palio in un TLC, che era il bonus pay per view dello show. Maryse Peyton Royce, campionessa in carica, contro Inition e Rhea Ripley. Inition, oh, non vincono mai loro due, però vincono mai. Straordinario, rivalità conclusa, uno per tutti, tutte beneficenze di gente che non lottava, perché di gente a casa. Io non ho le carte che hanno i signori qua al mio fianco e quindi devo fare beneficenze di gente anche del cazzo, devo dire.
Nel mid card la rivalità che volge al termine tra Savo Junior e Braun Strowman in uno contro uno table. Della settimana 10 ce la portiamo questa rivalità. E fa ancora tante stelle. Akira! Nel mid card finalmente, perché non c'è più blocca campione o quel cazzo che era, Razor Ramon contro Ultimate Warrior, che è 8 settimane che hanno la rivalità a 4. Razor Warrior. Grande Razor. Un encefalogramma piatto, sì, esatto. La mia curva. Non c'è curva. No, non è una curva, è dritta, è una retta. Se fai anche qua 4 stelle procedi bene. Allora, presumo che Big E si infortunerà perché mi aveva chiesto di riposare, ma deve essere qua per concludere la rivalità con Cody Rhodes. Big E. Spero vinca Cody Rhodes, così non mi manda le mail che perde sempre. Big E. Big E è fortissimo. Ma soprattutto una pippa Cody Rhodes. E Big E si rompe nonostante la per colpa di Cody Rhodes. Però sono scese. Ma è giusto perché è il pre-main event. No, ma adesso infatti adesso scende ancora anche al main event. 3, 4, 3, 2. E' one time, signori. Cactus Jack e Walter, campioni in carica, contro AJ Styles e Karrion Kross. Cactus Jack. Nuovi campioni. È tempo di NXT, che torna alla ribalta. Ha ragione. Attenzione. Andrea, è stata rinnovata per sbaglio Rhea Ripley. La rivalità dei Rick di livello 4 si conclude in un TLC match. Rick Books. Rick contro Ric Flair. Rick. Oh, Rick Books, ragazzi, vince la rivalità. 4 e mezzo per loro. Come si esalta sapendo che comunque farà schifo dopo, però mi piace vederlo esaltare così, no? Brodar sfida Andre the Giant. Brodar. Eccellente. Brodus Clay. Nel mid card abbiamo il Buca contro Batista. Ma che ve lo dico a fare? Un po' stanchini, ma infatti questo è un mese normale. Batista e si rompono tutti e due. Batista e Booker T se ne va. Niente, Batista vince la rivalità. 3 e mezzo. Non si è rotto nessuno. Rivalità conclusa. Beneficenza per Jeff Hardy. Mid card, altra rivalità di livello 4, TLC match, Adam Page contro Bobby Lashley. Grande Bobby Lashley. 4 stelle per loro. Cambio di ruolo per il nuovo arrivato Mr. T. È arrivato, cambia ruolo. Sì. Eccellente. Premier Event, Tony Storm contro Alexa Bliss in un TLC con probabilmente rottura di non so cosa. Rottura di coglioni, Bliss. Sicuramente. Tony Storm si rompe Alexa. Tony! Invece vince Alexa e non si rompe. Tony. Ma com'è dura? 4 stelle per loro. E Alexa ce la dura, non si rompe. Per Becky Lynch. E adesso andiamo a vedere il main event, ragazzi. Oh, che divertimento, guarda. Randy Orton e Cesaro che sono i campioni contro Rob Van Dam e Sheamus. Hai usato fuoco e fiamme? Ho usato, esatto, dunque, fuoco e fiamme. Merluzzo e Steve hanno vinto, eh? È inutile aspettare le stelle perché sono 5. Non è detto, però. Ma dai, lo fanno apposta. Puoi prenderne uno e non 18. È uno, eh? Puoi prenderne uno, non 18. È uno, è uno. No, solo che è terzo. Primo! Ecco, io terzo. Immaginate se ci sarà il secondo o quarto. Secondo. Io ho la coppia di Cesaro e Randy Orton. Anche io Cesaro e Randy Orton. Aspetta, tocca a lui. Terzo. Allora, sbrigati! Cazzo, devo decidere chi è campione. Cesaro e Randy Orton. Sheamus e Rob Van Damme. Cesaro e Randy Orton. Ok. Quante c'è in palio? 3000. Parte con gli applausi, Peppino. No, è passato un essere ignobile. Michele, ti chiedo, da quando avete cambiato il divano, Jack, ha mai vinto una GM Mod? Coglioni. Forse per mi quello. Mi sembra di no. Mi sembra di no. Facevamo bene a cambiare non il divano, ma qualcos'altro.
che pay per view vi ha sfornato senza il campione massimo. Cazzo, ma che show di merda che facciamo io e te? Senza i titoli del mondo in palio. Però tutte rivalità, eh. Anch'io. Nonostante tutto. Claudio Castagnoli. Questa discesa attualmente è data perché ho troppi fan, me ne stanno togliendo. Ne ho troppi. Andrea Cisla fa una buona domanda. Siccome i vostri wrestler preferiti per eccellenza sono andati tutti via dalla WWE, attualmente chi vi piace di più? Seth Rollins. Montez Ford. Ah no, aspettate, Rick Books prima. Non saprei ancora perché... Ma funziona mio. Non saprei ancora. Non ho ancora inquadrato, sinceramente ho perso di vista un po' tutto. Brock Lesnar affronterà Cody Rhodes a Backlash. E Backlash, attenzione, si è rotta! Hell in a Cell già distrutto, eh? Eh sì. Ci sarà Cody Rhodes contro Brock Lesnar, a sto punto spero proprio vinca Cody Rhodes. Invece Brock Lesnar. Cioè, perché veramente... Concludere... Cioè, è stato bello, amici come prima. No, Roma perderà il titolo, Abus in banda. Comunque ribadisco che se avevo l'intenzione di far perdere Cody Rhodes e l'Estra Mia, a sto punto era meglio far vincere Sami Zayn alla Chamber. O se no proprio Wrestle Mania. Attenzione a Claudio Castagnoli, eh. Guardate quest'uomo. Guardate dove va, attenzione, seguito da Sheamus. Stiamo per vedere qualcosa di eccelso, signori. Perché c'è la telecamera in mezzo, però. Perché a NXT solo cose eccelse. Perché hai fatto fuoco e fiamme, lo sanno che devono fare 5 stelle. Solo cose eccelse in quel di NXT. No, Pepino sta preparando il suo pay per view, ragazzi. Così ci velocizziamo. Devo modificare il roster. Sta lavorando in Excel. Guardate Orton e RVD. Tra l'altro Ricky Tall non c'è stasera. Non so se sta guardando la Champions o se aveva i suoi cazzi. No, volevo una sua giustificazione. Era abbastanza incazzato, ma... Orton e RVD! Guardate che bel pay per view, signori. Ballano, i signori ballano. Mire, è 40 episodi che dico che questo è un gioco di merda. Non è che lo scopriamo certo. Powerbomb! Sì, ma si può rompere. Di Claudio! Si può rompere, sì. Sì. E attenzione, lo fa girare! Se lo lancia, va in mezzo al pubblico. Spettacolo. Guardate, che spettacolo! Potrebbe provare lo schienamento, ma fa una figure four perché Cesaro fa una figure di no, me. Fa una sharpshooter, non una figure four. Sì, figure, scusate. Nuota intanto, cede. Bene, bene. Quindi non può cedere fuori dal ring. Okay. No. Powerbomb di Sheamus, che ormai è diventato un match singolo, ragazzi. Attenzione Claudio! Mamma mia, ma cosa sei Claudio? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, aspettate a farlo ripartire, voglio vedere fin dove arriviamo. Non vinci mai, non vinci mai, non vinci mai. Claudio dopo un proprio rush mai. Rush in schieramento! No, illegale! Non l'hai vinto più! E vinco io! Ma porca la miseriaccia! Altri 3.000! Cambio di titolo! E io cos'è? Esulto che non prendo il 3.000 che cambio! Altri 3.000 in saccoccia! Ma porca puttana! Cambio di titolo puttana. Incredibile! Sapete perché ho scelto loro due? Perché Pupino ha scelto gli basta. Altri! Basta! Merita prima. Due stelle sta merda! Invece ne prende 5, pensa un po', Pensa un po'. No, è stato bellissimo perché Cesaro là sopra ha fatto spettacolo. Cesariel!
Va totalmente, l'unità conclusa. Ha fatto talmente bene che ha perso. Merita 2 stelle sta merda. Bravo Mere. Sono curioso di vedere i numeri. Vuoi vedere i numeri? Sì. Vediamo le stelle prima. NXT domina. 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 Domini. Hai vinto per sbaglio. Perché avevi la carta. È vero anche. SmackDown, incredibile organizzazione. NXT, incredibile organizzazione. Si concludono tutte le rivalità per SmackDown. Big E fuori 2 settimane però. Ciao. ND. Ah no, scusa, niente. Sono fuso. NXT, anche NXT si concludono tutte le rivalità. Tutte, perché avevamo tutte le rivalità. È partita anche Hart André. E basta. Vediamo i fan di SmackDown. Vorrei, che ne avrà fatti? Vorrei vedere un segno positivo ogni tanto. 65. Ma no, troppi. Per me troppo. 55. Ho sbagliato i calcoli. 144.729 fan per SmackDown e $281.616. Pochi soldi. Ah, perché c'è il costo raddoppiato. Dai, facciamo vedere le altre. Vediamo i fan di NXT. Dio! È la risata alla Teddy Biasi. No, Seth Rollins. 143.639 fan e $326.709. La differenza è? Però il mio era più bello di show. Mille. Il mio era più bello. Mille meno lui. Sì. Il mio era più bello di show, però. Bene. Ti ha rosicchiato. Il mio era più bello di show. Una bella merda. Cosa ne penso della sirenetta di colore? Boh. Pittsburgh! Biggie, imbecille! Anche tu! Allora io, mi sa che mi sono dell'imbecille. Ma io me lo sono meritato perché voleva fare pausa. Siamo due imbecilli. Voleva fare pausa e gli ho detto di no. Adesso mi sa che mi arriverà un imbecille anche a me allora. Sei una capra però, Cody Rhodes. E io aggiungo anche tibetana. Devi rispecchiare quello che sta succedendo attualmente nella realtà. Rispecchiare. Perdi e basta. Dunque, effetti speciali gratuiti. Non si resta un col, penso che non lo userò. Carte invece? Mi pensa solo le carte. Niente. Solo per curiosità, è ancora vivo il GM anonimo? A quanto pare no. No. GM contratto con NXT scade di Teddy DiBiase. Stessi anche lei. Nuova, sì. Che è 53. Vediamo chi è qua. DiBiase. Va bene, ma può andare meglio, ma va bene lo stesso. Siamo nella mia città e non mi metti neanche in programma. Hai idea di che razza di mancanza di rispetto sia? Tranquillo Kevin, non ti preoccupare. Calo moderato, morale 44. Le cose qui a NXT UK non vanno. Sono pronto a rescindere il contratto e cercare di meglio. Vader. Tutti quelli che compro fanno così, ma perché? Perché c'è qualcuno a Raw che li butta fuori con morale a 20. Dai. No, a morale 14, neanche 20. Ecco, esatto, bravissimo. Pagaglielo, dai. Sì, ma a me ormai è abituato. Ciao, Andrea. È andato 54. Ci credo. Diario, centro benessere 3, assicurati che Cole realizzi un promo questa settimana. Allora, nelle carte cosa c'è? Nelle carte abbiamo centro benessere, riabilitazione e riavalitazione. Compra tutte e tre e attiva pubblicità gratuita. Cos'altro c'è per pubblicità gratuita? Niente, trucca match force.
ci sta Carmella un'altra volta. Io così guardo la conto. Quanto c'ha di morale Carmella? 28. No, non ci casco più. Shayna Baszler? Dov'è? La prima. 56. Vai, prendila. Angle esatto, bravissimo. Te lo sto facendo io. No, che sei pazzo. No. Lo stai facendo male, infatti. Infatti non ho mai vinto una GM. Come lo vuoi, normale? Cono normale, come lo vuoi? Normale? Normale. E l'altro è Dragon of Morrison. Ottimo. Lo show è pronto, come sempre, ti fate... No, non sono del Belgio. Comunque prima io ho fatto quanti? 2000 in meno? 1000 in meno. 1000 in meno, tu hai fatto un po' di beneficenza in più. Va bene. No, va bene, ma lo dico. Sì, no, possiamo... Sì, vai, con il tuo show di merda qua. Ah, poverino. Attenzione, allora, apriamo con Punk. È proprio orrendo questo con show. Con Punk e... sì, è. No, con Punk e sì, è. Rivalità che si concluderà, vediamo un po'. Shawn Michaels. Non vince mai CM. Ah, è un TLC. Due beneficenze. È più. Un TLC, Ah, due. Grazie, Rola. Beneficenza. Tre e mezzo, ma è partito male comunque. Beneficenza, dice Trollins. Va bene. Qui abbiamo la mid card di Undertaker contro Kevin Owens. Rivalità che anche qui va in chiusura, credo. È sempre un TLC match. Adesso vedete che c'è Taker senza titolo, poi vi spiego anche. Che non ce l'ha. Sì, no, infatti l'ha perso l'altra volta. Poi vi spiego perché, perché hai fatto perdere apertura il titolo scarsa, a Taker. Ma sono fatti i cazzi tuoi, perché adesso ve lo spiego. Adesso Moxley, o dopo? Bello sfida Moxley. Quando è il momento, ve lo spiego. Dominic, Yokozuna, anche qua rivalità. E poi Yokozuna voleva... fare il pay per view, ragazzi. Anche dove qui vince Dominic. TLC. Dominic deve vincere la rivalità. Pazzesco. Yokozuna vince un TLC match. Ok. Alien fa beneficenza. Titoli di coppia in palio femminili. Shotzi e quella lì contro Sarai e Mickey James. Quella lì. Miaim e Shotzi. Sempre TLC. Mantengono in rivalità conclusa. The Miz fa promo. Avete capito adesso qui? Main event, il campione Eddie contro Daniel Bryan. Io sono furbo, ci arrivo prima, perché sapevo che lui avrebbe bloccato il campione Taker, che era il più popolare. Allora gliel'ho fatto perdere, così non bloccava il campione, avevo il campione per avere il titolo massimo. Voi non avete nessun titolo massimo nel main event. Io sì. Bravo. Perché strategia, ragazzi. No, veramente io ce l'ho il titolo massimo. Tu, ma io parlo a quei due qua, che non sanno gestire i roster, gli imbecilli. Avevo la rivalità uno io. Vabbè. Nel titolo. È un table, un table match. Avevi la carta? Sul tavoli, sì. Sul tavolo c'avevi sì, la carta. Sì, quella al tavoli. Anch'io ce l'ho sul tavolo. Sì, va bene. E si conclude. Ragazzi, UK è pronto a partire. Ho rischiato un po' troppo forse con il DLC, ma c'è bisogno di spingere. E sinceramente qui spero vinca nei Cruiser. Vediamo. Che Clay e Kevin Nash contro le Hardy e le Jeyus. I campioni sono i giganti. Ok. Kate Lee e Kevin Nash. No. Vamos, meno male. Iniziamo bene, without cards. Bene, bene, dai. Porca troia. Complimenti all'anonimo. Ma Jack ancora non è abituato che io faccio 5 stelle senza carte. Complimenti. Io una volta lo feci. Anch'io. Bravissimo. No, lui le fece. Questa è una rivalità del mio raccomandato con John Morrison, dei boss match. Ilia Dragunov. Lia.
Ma non vince mai, però. Buono. Beneficenza da parte di Silence. Grande Silence. L'altro match per il titolo è Charlotte contro Nia Jax, così si finisce la rivalità tra J-Ax e Charlotte. Charlotte. Nia Jax. Caspita. 4.5. Questa è una buona questa cosa. Beneficenza da parte di Shayna Baszler. Ma che faccia ha? Ah, tristissimo. Sì, no, veramente, ma cos'è? Si prosegue con Mr. McMahon e Kurt Angle. Loro non hanno mai dato così tante stelle. Vediamo che fanno in un match normale. Purtroppo Kurt Angle è messo male. Angle. Mr. McMahon. Vabbè. Bisogna licenziare tutti e due questi. No, beh, un match normale ci può stare. Beneficenza da parte di Vader. E uccisi in fondo. Ciampasina. Match per il titolo. No, Ciampasina. Ciampa. O sì. Sina. Ciampa. 4 e mezzo, rivalità conclusa. Ciampa e Sina. Vediamo le stelle. Chi ha vinto qua? È Mira che sa contare bene le stelle. Comunque fanno notare che io ho 21 stelle come te. Ha vinto di sicuro Roma, io ho i 2-3 stelle, è impossibile. Ha vinto sicuro Roma. Comunque, rivalità concluse tutte per Ro e inizia... No, non parte neanche. Porca puttana! Non parte neanche, un promo bruciato. Perché la rivalità non è partita. Bastardo. NXT UK, rivalità concluse anche per lui. E tutte beneficenze. Vediamo... Quanto ho fatto io? Guarda lì, SmackDown 19, 5, 21 NXT, 21 Raw e 20 NXT UK. Vi ricordo che il numero da battere è 144.729 fatto da SmackDown, perché NXT ha fatto 143.639. Devo far più, deve fare meno di 143, così sono contento. Perché Balor non ha mai... Non ha, attenzione! Non sono, ma io è possibile? 152, lui ha fatto 140. Ah, ma pensa un po'. Ma perché incassa? Parla? Ma porca puttana. Ma è il record di incassi. Oilà! Ma che record di incassi? Guarda la 441. Sì, prima 441. La settimana scorsa io mi ero fermato a un misero 412. Complimenti. Qua c'è gente che sa gestire gli show. Non è mano a degli emeriti imbecilli. Ma potevi fare un dollaro. Ma era un bet, ma era. Era 442 e 441. Ma era uno show di merda. Meno male. Capisco che tu capisci tanto di wrestling, perché è 7 anni che non ne azzecchi una. Ma dai, ma questi meglio. Per lui sono gli stanno di merda, quelli degli altri. Ma glieli stanno regalando. Ma smettila a regalare cosa? Regalando. Io sono anche stratega, ho fatto perdere apposta il titolo a Taker per avere il titolo dai, nel pay per view. Se no me lo bloccava. Vediamo! Non era una mossa UK così. 154! E ti batto! Io avevo meno stelle. Io avevo meno stelle di Raw e di NXT. Vamo. Vabbè però. E anche quante li regalano anche a te, perché a me non me li regalano più. 165, io di più, 400 E anche questa settimana sono ultimo. Bene. Bene. Sono contento. Centro benessere 3 per NXT UK. Siamo a Albuquerque. E salutiamo. Settimana 41. Salutiamo Breaking Bad, non era mica questo. Sì. Berrechi? Berrechi, devi pagare. Allora, il pay per view in breve lo vince NXT UK. E in ultima posizione ci sono ancora io anche sto giro. Quindi secondo Raw e terzo SmackDown. Esatto. Vediamo la classifica generale di tutti e quattro. Dopo questa 40esima settimana. Il triplo in era testa. Ci sono ancora io con 3.458.596 fan. Posso dire solo, stai attento. Sto attento al GM anonimo, non a Pepino. In seconda posizione. Guarda che non è finita. C'è il GM anonimo con 3.412.812 fan.
In terza posizione c'è Peppino con 3.407.215 fan. E in ultima posizione c'è SmackDown con 3.343.125 fan. Andiamo ad aggiornare la classifica di soli. Comunque l'obiettivo del triplo era mettere un'interferenza. Quest'uomo si salva solo perché ha l'ultima carta da usare come mantenimento fan. Ma me ne stanno tirando. No, ma si salva anche perché purtroppo NXT l'ha bruciato. La classifica invece di soli noi tre vede in testa comunque me con 3.495.596 fan. In seconda posizione c'è Peppino con 3.434.215 fan. E in ultima posizione c'è Michel con 3.401.125 fan. Per questa 40esima settimana è veramente tutto. Vi ricordo come possiamo di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se vai, se non l'avete ancora fatto. Sono combattuto tra il dire a NXT stai attento e a dire agli altri guardate che NXT ha ancora la carta mantenimento fan. Io non sono combattuto perché tanto gli arrivo questo qua, vedrete. Per oggi è tutto, dall'Artevice Jack. Lo specialista Michel. Tra l'Eremita Peppino. Alla prossima. Ciao belli.